Massimiliano Dindalini, come si può commentare il dato delle primarie che ha incoronato Renzi con una media che va oltre l'80% nel territorio aretino? Con due elementi di particolare significativo politico. Il primo è che c'è stata una grandissima affluenza, devo dire inaspettata, perché oltre 35.000 elettori si sono recati ai seggi che erano organizzati dagli oltre 400 volontari che devo ringraziare a nome di tutto il Partito Democratico e che hanno garantito una partecipazione significativa, ma soprattutto il fatto che la politica, quando fatta aprendosi ai cittadini, è interessante e consente agli stessi di partecipare. Il secondo è un risultato incontrovertibile e schiacciante di Matteo Renzi, significa anche qui di nuovo Arezzo si conferma come una provincia che ha particolare attenzione alla politica di Renzi e credo che sia il segnale di una voglia di un cambiamento della politica del PD, ma soprattutto anche di un cambiamento dell'agenda politica del governo. In questo senso mi auguro che nei prossimi mesi finalmente torneremo ad occuparci in modo concreto per dare risposte ai cittadini delle problematiche del paese. A proposito di cambiamenti, questi dati che sono emersi ieri possono cambiare qualcosa anche a livello provinciale e comunale? Ma a livello provinciale e comunale il congresso è stato fatto un mese fa, c'è stato un unico candidato e adesso credo che sia il momento di iniziare a lavorare anche qua per dare risposte sui territori. Abbiamo tanti appuntamenti, tante scadenze, a primavera le amministrative. Credo che tutti insieme lavoreremo serenamente, così come abbiamo fatto anche nell'organizzazione delle primarie, senza particolari patemi e soprattutto senza particolari né disagi né contrasti. Guardando il dato degli elettori che ieri sono recati alle urne, potrebbe anche essere il caso che il Partito Democratico è riuscito anche a catturare l'attenzione di elettori che magari alle ultime votazioni avevano votato anche altri partiti? Ma sicuramente, questo è il compito della politica, cioè riuscire a far cambiare idee alle persone, riuscire a proporre proposte appunto che sappiano attrarre il consenso dei cittadini. Il voto è libero, quindi ogni volta i cittadini, differentemente da una volta, cambiano il proprio voto sulla scheda e credo che il Partito Democratico si candidi ad essere in questo momento l'unico partito in grado di rappresentare adeguatamente gli interessi degli italiani.